Ciao, siamo in onda, ovviamente in onda su TRSP, non in onda sulla 7 come l'amico David Parenzo e Cruciani, che abbiamo questi amici in comune, il generale Pappalardo qui ospite oggi a illuminarci con la sua grande saggezza e la sua grande È un onestà. piacere sempre stare con te, caro. Grazie, grazie. Grazie generale, veramente lei ci illumina sempre d'immenso, un generale che fa sognare, ricordo il suo libro. Bellissimo, un generale che fa sognare. Pensate lui, Presidente del Consiglio, staremmo tutti più tranquilli, tutti sereni, in pace e in legalità. Non si, cioè, mi sembrerebbe un paradiso, non voglio, se non la metto in imbarazzo. Allora, volevo dire questo qui, praticamente adesso parleremo in questa vera informazione su un argomento importante che sta veramente scatenando parecchie questioni, i 49 milioni famosi della Lega, in questo caso di Salvini. Ci può dire qualcosa su questo qua? Anzi, lei, è importante, ci deve dire perché lei, chi più di lei è serrato in questa materia, ci dica la sua libera opinione. Grazie, generale. Un fatto è certo, i leghisti che dicevano Roma ladrona e ci hanno fatto rimbombare le orecchie che solo i romani e i meridionali erano ladroni, scansafatiche, assistenzialisti, cialtroni, addirittura i napoletani puzzolenti, improvvisamente viene fuori che hanno rubato 49 milioni di euro, ma non perché lo diciamo noi. Lo ha detto la Cassazione, l'ultimo giudice, ha detto avete rubato 49 milioni, li dovete restituire. Davanti a una batosta di questo genere, Salvini invece di prendersi tutte le sue responsabilità, dice io da questo momento sono la Lega, il capo della Lega, anche se questo è avvenuto nel passato, io ne rispondo personalmente. Davanti al popolo italiano, perché comunque sono stati rubati 49 milioni di euro, e invece fai quigliacco. E io che c'entro? I 49 milioni li ha rubati i boss? Io no. Ma scusami, caro Salvini, qua io leggo dalle carte che l'operazione furto di 49 milioni di euro è iniziata con Bossi e Belsito negli anni fra il 2008 e il 2010. Ma i soldi poi sono entrati dopo, nel 2014, quando eri tu segretario della Lega. E comunque tu sei nella Lega da 20 anni. Tu sei nella Lega da 20 anni. Tant'è vero che non hai mai lavorato. Se vado a guardare le tue carte, c'è scritto diplomato giornalista, cioè non hai mai lavorato. Quando uno dice che il giornalista non ha mai lavorato, Salvini, io ho lavorato 42 anni. A tal punto che mia moglie mi ha detto per cortesia vai a dormire nell'altra stanza perché qui i carabinieri ti chiamano anche di notte, alle 2 alle 4 di notte, per uscire fuori e tutelare l'ordine e la sicurezza pubblica dei cittadini. Tu invece non hai mai lavorato, sei sempre stato nella Lega. E nel 2008, quando il signor Bossi ha fatto l'operazione, tu eri deputato. Dov'eri? Mica ero un garzone di bottega. Mica eri quello della sede che apriva e chiudeva la porta, quello che spassava lo straccio nella sede della Lega. Tu eri deputato della Repubblica e non te ne sei accorto. Vedi, la differenza che c'è fra un ufficiale dei carabinieri, comunque un carabiniere e un politico, lo sai cosa dove sta? Che il politico dice la colpa non è mia, è quello di prima di me. Da noi non è così. Quando io assumo, io, per esempio, il comando di un reggimento, da quel momento sono pienamente responsabile anche di quello che è accaduto prima. Me ne assumo io totalmente la responsabilità. Tu invece vigliaccamente dici la colpa non è mia, è dell'altro che è venuto prima di me. E non va bene, Salvini. Così ti presenti molto male. Ci avresti fatto una più bella figura se avessi detto il responsabile comunque sono io. Anche perché ti hanno consigliato di chiudere la Lega e non pagare il debito. Invece no. Tu ti tieni la Lega con il simbolo e non paghi il debito. Mettiamoci d'accordo, Salvini. E tu che vuoi? La botte piena La e la moglie moglie ubriaca. ubriaca? Non è possibile, Salvini. Una strada la devi scegliere, caro Salvini. Il furbo non lo puoi fare. In un'altra nazione ti avrebbero preso a calci nel sedere.
In Italia tutto si permette pure che Di Battista ti attacca e dice paghi e lo massacrano. Come se avesse fatto chissà che cosa, come se avesse accusato Gesù Cristo, accusato un uomo che ha rubato, un partito che ha rubato 49 milioni che sono i nostri e li deve restituire. Ebbene, tutto questo non accade. Un Salvini che è bugiardo nato, che quando è caduto il ponte di Genova, tutti a urlare contro la Benetton, la società autostrade, disgraziati, 43 morti, Mascalzoni, Salvini più di tutti. E poi qualcuno ha detto scusami Salvino, tu te la stai prendendo tanto con la Benetton, ma nel 2008 tu da deputato hai firmato la legge che ha favorito la Benetton, a tal punto che i guadagni della Benetton sono aumentati del 70%. La Benetton si è fregata pedaggi per miliardi di euro alla faccia nostra che abbiamo pagato. Per cui quei cialtroni che difendono Salvini devono sapere che hanno pagato miliardi di euro. Pare che se lo siano dimenticato. E lui ha detto io non c'entro. Poi hanno preso la legge e gli hanno sbattuto in faccia con la sua firma. Ah vero? Me ne ero dimenticato. Oh! Che sbadato, ho firmato quella legge. Poi ha detto subito, ma il PD che è venuto dopo che ha fatto? Che razza di giustificazione è questa? Io ho rubato, però quelli che sono venuti dopo di me hanno rubato pure loro. Ma che razza di lavoro è questo? Ma nessuno ti ha mai preso a calci nel sedere quando parli in questa maniera. Ma mica tu stai facendo cabaret. Lascialo fare a Pino Caruso. Lascialo fare ai grandi attori il cabaret. Tu il cabaret non lo puoi fare, tu devi fare il politico e devi essere estremamente serio e devi dire le cose così come stanno. Ma tu, lo sappiamo tutti, non solo l'hai favorito, perché qualcuno potrebbe dire ho firmato sbadatamente la legge. Ma Benetton ti ha dato 150.000 euro per la campagna elettorale. La Benetton per esempio i soldi non me l'ha data, eppure ne abbiamo bisogno pure noi per fare campagna elettorale. Non ci ha mai dato niente, a noi ci danno calci in bocca, a te 150.000 euro. Solo la Benetton. O ci sono altre società, altre organizzazioni che ti versano i soldi a tal punto che ti trovi un grande tesoro nelle mani della Lega che poi improvvisamente scompare. La magistratura va a indagare dove sono andate a finire i 49 milioni e voi dite non ce ne sono più soldi. I soldi non ci sono più, sono scomparsi, chissà dove sono andati a finire. E gli italiani ancora difendono questi soggetti così deplorevoli. Io, capitano dei carabinieri, ho arrestato persone per molto meno, per molto meno. E questi invece non solo rimangono liberi, ma si permettono di sputare addosso alla magistratura, ci stanno perseguitando, paga, e non ti perseguita nessuno, paga. No, tu invece non vuoi pagare ed accusi gli altri. E poi ci accorgiamo che tu ricevi soldi anche tu da altre organizzazioni. Ma chi sono queste organizzazioni? Di quale contesto fanno parte queste organizzazioni? Come mai? La Lega che doveva scomparire era arrivata al 3%, improvvisamente risorge e arriva al 28%. Il Movimento 5 Stelle, che non si sa da dove è venuto fuori, lo sappiamo, Sanso. Britannia, incontri segreti di Massoneria. Grillo, che non si fa più vedere Grillo, fateci caso, Grillo è sparito Grillo, perché non lo prendiamo per le orecchie, dove l'hai preso tutti questi soldi? Ebbene, tutte queste cose fanno capire che sopra c'è una grande organizzazione e noi del Movimento Liberazione Italia, che abbiamo al nostro interno tanti poliziotti, tanti carabinieri, tanti finanzieri, abbiamo cercato di capirci qualche cosa. È vero? Certo. Ma generale, a proposito, lei ha fatto riferimento ai poteri forti. Ovviamente io qui ho nelle mani un documento importantissimo a livello mondiale, lo faccio vedere perché non dico assurdità. Io qui ho un documento incredibilmente importante e mondiale, di portata mondiale, complimenti. Ma io leggo Legione Carabinieri, Lazio, stazione Roma, Tor Tre Teste,
Il generale Pappalardo, lei sa qualcosa, le faccio un interrogatorio da profano, da umile cittadino a un grande generale onesto. Che ne pensa lei del nuovo ordine mondiale? Niente, c'è una interconnessione, perché questi poteri forti, appunto, già dai cosiddetti 5 Stelle, dai cosiddetti tutti i partiti, parliamoci chiaro, che a volte si dice non si muove foglia che massoneria non voglia, e in molti video ho sentito anche alcune delle sue posizioni molto importanti, che poi tra l'altro condivido, perché i poteri forti vogliono ben altro che il bene delle popolazioni, ma la schiavitù dei popoli. Come? Lavando il cervello, terrorizzando, inquinando, vaccinando, scie chimiche, cose che certo i telegiornali normali e le televisioni normali non dicono, ma noi non siamo, io non sono una, sono una persona normale, e da buon cristiano dico la verità, mi piace dire la verità. Poi che voglio dire, questo è scritto, un carabiniere, nel caso suo, un grande carabiniere, un grande generale carabiniere, deve dire la verità, come dovrebbe dire anche un politico. Cioè, come mai, per esempio, appunto, cosa dice questo nuovo ordine mondiale? Cosa ha fatto lei? Un'azione importante, mi risulta che lei ha fatto una denuncia importante. Prego. Sì, noi siamo centenari, secolari, noi carabinieri, e anche quando siamo in congedo non sopportiamo di essere presi assolutamente in giro. Noi ci siamo accorti che tutti questi politici, vecchi e nuovi, non parliamo dei vecchi, il PD o ex Partito Comunista Italiano, dopo la caduta del muro di Berlino, doveva totalmente scomparire, come è accaduto in tutta Europa. In Italia il PC, trasformatosi in PD, non solo non muore, ma addirittura prende il governo in mano ed elegge uno di loro, Napolitano Giorgio, a Presidente della Repubblica. Il re. Il re. E come vuol dire? Dappertutto il Partito Comunista scompare, in Italia prende il potere. Che è successo? Si sono venduti a queste grosse organizzazioni internazionali, a questo nuovo ordine mondiale. Che cos'è questo nuovo ordine mondiale? Vi ricordate quando scoppiò la P2, Licio Gelli, fecero un bordello a non finire, lo misero in galera, processi contro processi, tutti contro la P2. Come mai la magistratura non si occupa del nuovo ordine mondiale? Che cos'è questo nuovo ordine mondiale? C'è Rothschild, c'è Soros, che si vantano di aver fondato questo nuovo ordine mondiale, che deve addirittura far diminuire la popolazione nel mondo. Lo hanno deciso loro. Pensate che in questa denuncia che noi abbiamo fatto il 3 settembre ai carabinieri della regione Lazio, abbiamo detto che nel 2009 il presidente, l'allora presidente della Repubblica Francese Sarkozy, disse pubblicamente, bel campione, disse pubblicamente: sta nascendo questo nuovo ordine mondiale, guai a chi si oppone. La Madonna, gli è andato subito appresso Napolitano, che ha detto: questo nuovo ordine mondiale è ineluttabile, si deve imporre in tutto il mondo. E certo, il Partito Comunista si era venduto a questi signori e aveva preso il potere, e non solo il potere, ma ben altro. E Mattarella, l'attuale Presidente della Repubblica, quando si parla di sovranità nazionale comincia a bestemmiare, perché bisogna togliere la sovranità al popolo per offrirsi a questo nuovo ordine mondiale. È assurdo, se dire un presidente che dice bisogna perdere la sovranità popolare, un presidente della Repubblica, è assurdo. È alto tradimento, perché si pone contro la carta costituzionale che dice che la sovranità appartiene al popolo. E allora noi abbiamo fatto questa denuncia, 65 pagine, in cui abbiamo detto ai magistrati: sveglia, signori magistrati, sveglia! Che cos'è questo nuovo ordine mondiale? Volete indagare? Volete sapere, dirci chi sono i capi di questo nuovo ordine mondiale? Giusto. Che si permette di eleggere negli Stati Uniti Obama, Clinton, eccetera, e altrove altri presidenti, come succede in Italia? Che fanno finta che c'è una rivoluzione in Italia mentre i nuovi pupi sono nelle loro mani? Volete dirci che cosa vogliono questi del nuovo ordine mondiale?
Addirittura si parla di far morire persone perché la popolazione del mondo venga a cadere. Allora non c'è meraviglia il fatto che si stanno moltiplicando dei processi straordinari per quel cancro che prima colpiva una persona su 30 in Italia, oggi ne colpisce una su 4. Ci sono delle cose che ci lasciano molto perplessi. Abbiamo fatto questa denuncia molto severa, vogliamo dai magistrati italiani che si diano da fare per scoprire cosa c'è dietro questa porcheria, perché gli ordini, gli ordinamenti vengono gestiti dal popolo. Certo. È il popolo che dice qual è l'ordinamento, no? Delle società segrete. Abbiamo denunciato in questa denuncia, un sacco di persone, cominciando da quelli che parlano di questo nuovo ordine mondiale, e chiamiamo la magistratura, mettici il naso, facci capire che cos'è. Certo. Pensate che questa denuncia l'hanno letto alcuni nostri amici di Londra, del Venezuela, del Sud America. L'hanno voluta questa denuncia perché la debbono tradurre in inglese e in spagnolo per mandarla in tutto il mondo. Il mondo, esatto. Il mondo deve sapere che c'è un nuovo ordine mondiale, per cui quando tutti sanno che i neri che scappano dall'Africa e vengono in Italia, vengono con i soldi in tasca, qualcuno si chiede chi gli dà i soldi per farli venire qui e perché scappano dall'Africa. Dall'Africa lo sanno tutti, pure i chiodi, è ricchissima. Addirittura il deserto del Sahara nel sottosuolo è strapieno di acqua, basta tirarla fuori e il Sahara si trasforma in un grande giardino, è pieno di petrolio, di oro, di uranio, di tutto. Li stanno cacciando via. Io ho parlato con un grande leader del movimento africano, Mohamed Konare, che mi ha supplicato, generale, dica al governo italiano di fare un decreto antisbarco, che non fa. Non faccia sbarcare più i giovani neri in Italia e in Europa, devono rimanere in Africa, rimaniamo senza giovani nel nostro paese. Li stanno facendo scappare perché devono arrivare i cinesi, gli inglesi, i francesi, gli americani, che si devono impadronire di quelle terre, di quei terreni. Voi pensate che i cinesi hanno un sacco di gente, non sanno più quali terreni coltivare per farli mangiare. Buttano fuori a pedate nel sedere i neri e si fregano l'Africa. Ma nessuno ne parla, ne parliamo noi. Noi non siamo come Salvini, che andiamo a sputare in faccia agli ultimi della terra, a quelli più poveracci di noi. Salvini è troppo comodo! Prenderà a calci in culo quello che è debole e sta peggio di te. Perché non prendi a calci in culo Soros? Non prendi a calci in culo l'alta finanza? Perché non prende a calci in culo Rossi? Il nuovo ordine mondiale, Rossi. Avete urlato che toglievate l'autostrada, la concessione dell'autostrada a Veneto. Si stanno rimangiando tutto pure quello. La Veneto rimane concessionaria insieme alla società autostrade. Vedete quanto sono bugiardi, quanto prendono in giro le persone. La gente deve sapere che adesso ormai l'informazione corre sul web, non la possono più fermare, perché fino adesso bloccavano la RAI. La RAI non mi invita mai. Vi siete mai chiesti, cari cittadini italiani, c'è una censura spaventosa? Non mi chiama mai il signor Vespa, la signora Gruber, non mi chiamano mai questi giornalisti, il Mentana. Perché non mi chiamano? Eppure i miei video fanno 2,5 milioni di visualizzazioni. Cioè, generale, ma questi signori fanno parte del club dei Bilderberg. Del Bilderberg. La Gruber by Bilderberg. Esatto, sono tutti dentro il gruppo. Noi invece vogliamo stravolgere la grande mafia. Esatto. La grande mafia. E noi invece vogliamo stravolgere tutti. Ecco perché hanno paura di Antonio Pappalardo. Bravo. Fanno crescere loro, fanno andare in televisione loro. Pappalardo no! Pappalardo è scomodo, come dice qualcuno della Digos. Dice che Pappalardo è scomodo, io dico a quelli della Digos, fate i poliziotti, non fate la polizia politica. Perché vi abbiamo già denunciato abbastanza voi della Digos. E state più che certe che se noi prendiamo il potere, noi sciogliamo la Digos, che sta occupandosi di cose di cui non si debbano occupare. Avete capito? Poliziotti, fate i poliziotti della Repubblica e non fate polizia politica. Esatto. Noi
dovete sapere che siamo contro questo sistema. Noi vogliamo l'Italia, che innanzitutto esca fuori da questa Europa. Come mai il signor Di Maio ha urlato fino a ieri usciamo fuori dall'Europa? Vi ricordate quando Grillo andò in Grecia per favorire l'uscita dalla Grecia? Andò lui personalmente con Di Maio e compagni. Adesso non si tocca più l'Europa. Dovevano fare il referendum sull'euro, non si tocca più l'euro. Hanno cambiato tutte le carte in tavola. E Salvini, che era contro questa Europa, adesso invece ha pecoronato pure noi. Ridicoli! Sono semplicemente ridicoli. Noi del Movimento Liberazione Italia, no! Noi rimaniamo fermi, no a questa Europa. Noi ce ne vogliamo uscire da questa Europa, anche per una semplice ragione. Giusto, condivido. L'Italia è il paese che appartiene a una grande civiltà millenaria. I nostri progenitori fecero l'impero romano, che si stendeva su tutto il Mediterraneo, ed aveva una caratteristica fondamentale l'impero romano, la caratteristica della universalità. Chiunque fosse dentro l'impero poteva diventare cittadino romano, civis romanus, come il buon Paolo, San Paolo, che era civis romanus. Non solo, poteva diventare anche imperatore, Settimio Solera, africano, imperatore, Adriano, spagnolo, imperatore, Filippo, arabo, imperatore. Potevano diventare anche imperatori. La Chiesa, che è venuta subito dopo, ha ereditato questo carattere universale. Ecco perché la nostra Chiesa cattolica è universale in tutto il mondo e ha 2 miliardi di fedeli, perché non si è chiusa in se stessa, si è allargata a tutti. Ora noi vogliamo fare un discorso particolare con Papa Francesco. Caro Papa, vogliamo noi trasformare l'Italia in un paese della pace, ridimensionare quello che è l'aspetto bellico dell'Italia. Non manderemo più uomini armati da nessuna parte, li teniamo in Italia. Noi che hanno mandato quel cialtrone di presidente del Consiglio, ha mandato del PD, ha mandato 400 uomini nostri in Niger. È una vergogna che i capi di Stato Maggiore abbiano acconsentito, hanno chinato la testa come fanno sempre, che chinano la testa. I nostri uomini devono rimanere in patria. Giusto. Noi vogliamo fare dell'Italia il paese della pace, che deve dialogare con tutti, e siccome siamo aperti a tutto il mondo, perché abbiamo un grande ospite che si chiama il Papa Francesco, che ci ricorda sempre pace, 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 pace. Bene, noi glielo ricorderemo più spesso al Papa, glielo ricorderemo noi, e diremo al Papa: caro Papa, dato che tu sei in Italia, noi non possiamo far parte dell'Europa, perché l'Europa ci stringerebbe, ci metterebbe il cappio al collo, e l'Europa è troppo stretta per l'Italia. Ecco perché l'Italia deve uscire, perché l'Italia è a disposizione del mondo. Questa è la grande caratteristica del nostro paese. Quelli della DC, quelli del PD, quelli del Movimento 5 Stelle, tutti chiusi in Europa, vergognatevi, date la vera faccia agli italiani, che vogliono dialogare e stare in mezzo al mondo, non a stare stretti con la Merkel, con Macron. Ma chi se ne frega della Merkel e di Macron? Noi guardiamo a ben altro e vogliamo fare dell'Italia un paese ecologico. Deve finire tutta questa puzza, questo inquinamento, queste terre del fuoco, monnezza dappertutto. Noi dobbiamo pulire. E quando torno a casa mia, a Palermo, devo sentire nuovamente il profumo della zagara. Io devo stare in un mare pulito. Vi ricordate quella canzoncella napoletana? I napoletani che vanno la domenica fuori in barchetta, tornando mezzi ubriachi, prendevano i tarallucci duri e li immergevano nell'acqua di mare per ammorbidirli, e se li mangiavano. Fatelo adesso, vi viene il tifo. Noi dobbiamo tornare nuovamente all'Italia pulita. Macchine a idrogeno, macchine a benzina, a gasolio dovranno scomparire. Un programma severo. Ma le società, signori, si mettono contro, che me frega. I petrolieri si mettono contro, che me frega. Comando io in Italia. In Italia devono combinare solamente macchine elettriche e macchine idriche, senza inquinamento. L'Italia deve diventare l'antesignano di una grande trasformazione. E
la grande trasformazione dell'Italia, almeno due grandi trasformazioni, perché qualcuno potrebbe dire il Movimento Liberazione Italia, oltre a criticare, che fa? Innanzitutto trasformiamo la Repubblica, perché non deve essere più una Repubblica accentrata nelle mani di un potere centralista, ma una Repubblica federale, su sei stati federati. Attenzione, cari amici, quello che sta accadendo in Catalogna si potrebbe verificare in Veneto fra non molto, se continuiamo a tenere lo Stato unitario, correttamente unitario, con 20 regioni che pappano a tutta forza. Ladri! Ladri, rubate i soldi alla faccia nostra! Noi aboliremo tutte le regioni, fuori dalle scatole. Ci saranno sei stati che saranno tutti compresi in una grande Repubblica federale con un'unica bandiera, un unico tricolore, un unico inno, come succede in Germania. E vediamo dietro la come parola. Succede in Svizzera. Voi pensate che la Germania Repubblica federale sia meno unita e sentono meno il senso patriottico di noi? Manco per niente. Sono più patriottici di noi, i tedeschi, come gli americani. Eppure sono repubbliche federali. Noi faremo questa grande trasformazione. Avete mai sentito parlare di queste cose? Di Maio e Salvini? No, sicuramente no. Vabbè, no, allora non interessa, allora interessa parlare dei migranti, morte di fame che vengono da noi, o dei vitalizi, dei grandi problemi. Per risolvere i problemi non se ne parla. Distrazione di massa. Come non si parla degli agricoltori, i nostri agricoltori. Dopo parleremo in un'altra puntata proprio degli agricoltori parleremo in un'altra puntata. Ma un'ultima cosa vi devo dire, ma ne parleremo dopo. La moneta. Ne dobbiamo parlare nella prossima puntata. La moneta nostra che dobbiamo recuperare. Ne dobbiamo parlare diffusamente, perché quel cialtrone di Di Maio urla che vuole dare il reddito di cittadinanza, non c'ha i soldi e va a cercare i soldi, a togliere i soldi ai pensionati. Cialtrone, non c'è bisogno, basta stampare moneta e così lasciamo in pace i pensionati e diamo i soldi a quelli che non lavorano. Grazie generale, come sempre un grande, ma io diciamo, questa è una mia libera opinione. Ovviamente sentire una persona, un politico, una persona parlare a questi livelli, devo dire che non l'ho mai non è facile sentire. E vi dirò le considerazioni in un'altra puntata, perché siamo in chiusura, mi dicono dalla regia, grazie alla stampa che è intervenuta. Io la ringrazio generale di essere intervenuto, parole sagge, questi grandi nazionalisti che parlano tanto in Italia a partire da Salvini, alla fine poi sono gli schiavi dell'Europa. Ma che nazionalismo è? Quindi sovranità popolare, sovranità monetaria, sovranità militare, come dice anche lei, sovranità economica, certo. Sovranità identitaria, cioè noi alla fine parlano i grandi nazionalisti, però poi fanno parte del nuovo ordine mondiale che le ha rinunciato. Grazie generale Pappalardo, Uniti Vinceremo, per informazione quella tosta.